Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Il cibo italiano, cultura universale. Pasta, cappuccino, spaghetti, parmigiano, espresso, pizza. Puoi trovarti in un qualsiasi posto al mondo, parlare in una lingua non tua, che la parola pasta resta per tutti il sinonimo per eccellenza del bel paese. Sono le parole dello chef Alessandro Borghese, che con la sua simpatia e soprattutto il suo talento ai fornelli ha conquistato gli italiani. Sei d'accordo con questo chef o pensi che la cucina italiana stia perdendo il suo valore nel mondo? Allora, io sono d'accordo con questo chef perché comunque penso che la cucina italiana sia una delle migliori del mondo, sia per livello nutrizionale sia per gusto, perché molti paesi tendono a mischiare certi sapori e a creare qualcosa di pesante e decisamente non adatto. Però è vero anche che ogni paese ha il suo cibo, ha la sua ricetta, quindi comunque direi che non è esatto non valorizzare anche gli altri cibi, gli altri paesi. Comunque l'Italia secondo me rimane uno dei primi, però logico che bisogna anche vedere di che cosa si parla. Che cosa pensi invece del grande boom della cucina giapponese? Allora, direi che è più una moda. È anche vero che comunque è una cosa nuova e quindi che tendiamo a provare. Non ha sapori fortissimi, quindi è adatto un po' per tutti i palati. Quindi comunque si tende a provare e a accettare questa nuova forma di degustazione di cibo. No, sono d'accordo perché ho notato anche a Londra così va la cucina italiana. Poi mi sono trovata male in Francia, sempre solo italiana, soprattutto siciliana. E cosa ne pensi invece del grande boom della cucina giapponese? A me non piace, né sushi né niente. Se devo scegliere, italiano, sempre. C'è un'altra cucina, non magari la giapponese, che invece preferisci, che non è quella italiana? Sul messicano. Un po' speziato magari. Sì, un po' ogni tanto ci vuole. Però sempre Italia. Io con la cucina italiana sono d'accordo perché mi piace e la mangio sempre volentieri, perché anzi quella straniera non è che basta. Lei pensa che rispetto al passato la cucina italiana abbia perso di valore o che per l'estero? Ha guadagnato, non ha perso secondo me, non è che poi io all'estero non è che ci vada molto, rimango un po' in Italia e sono un po' italiano e mi piace la roba italiana. Che cosa ne pensa invece del grande boom della cucina giapponese qua in Italia? No, non ne voglio neanche sapere della cucina giapponese, proprio quando sento nominare quella roba lì, che danno, mi scappa tutto. Ho provato a assaggiarla, ma no, proprio non mi va. Ho assaggiato un po' le cavallette, ho provato a prendere anche le formiche, ma insomma mi viene da vomitare solo a pensarci. Quindi sempre italiano 100%? Sempre, è una vita ormai. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.